Stiamo parlando di residui, di spiccioli, di minuti peraltro, signor Presidente, non è che stiamo parlando davanti a noi di voi, perché il gruppo del Partito Democratico credo gli sia rimasta mezz'ora. Colleghi, per cortesia, francamente questo atteggiamento non mi sembra assolutamente adeguato e consono. Abbiamo già poco tempo, ci mancherebbe che ce lo portate via anche per l'intervento sul regolamento. Abbiamo un tempo limitato perché siamo un gruppo minore rispetto al PD. Ora ci troviamo nella condizione assurda che il PD e l'IDV, avendo fatto il loro mestiere legittimo, hanno preso tutti i tempi che sarebbero spettati anche a noi per gli interventi a titolo personale. Io questo lo trovo profondamente ingiusto verso un gruppo che ha deciso di adottare in aula una strategia diversa. Io non sono in grado, evidentemente, e non posso prendermi la possibilità di cambiare le decisioni assunte dal Presidente. Io capisco benissimo io condivido pienamente l'intervento dell'onorevole Giachetti, come capisco la obiezione mossa dall'onorevole Galletti. Presidente, le chiedo scusa, lei ha detto una cosa che la prego di verificare con gli uffici, perché credo che non esista un precedente. Se noi costruiamo un precedente di questo tipo siamo alla frutta. Lei può diminuire, e ci sta la prassi ripetuta anche del Presidente Casini, che credo sia stato quello, e anche del Presidente Violante. Lei può ridurre i tempi del titolo personale, ma lei non può impedire a un deputato di esprimere la propria opinione ancorché in tempi ristretti. L'unica cosa che lei non può fare, signor Presidente, è impedire. Lei può dire che io lo faccio in 15 secondi, come è accaduto, ma non può dirmi che io non posso prendere la parola per esprimere il mio pensiero ancorché in 15 secondi. Questo la prego, perché questo sarebbe veramente grave e sarebbe un precedente inaudito. La ringrazio. A memoria mia non è mai stato dedicato tanto tempo alle opposizioni. Adesso c'è un rimpallo di richieste per aumentare ancora i tempi, ai quali ovviamente noi siamo assolutamente contrari. È questione loro, cioè se non sono riusciti a gestirsi i lavori d'aula come gruppi di opposizione, è inutile che vengano continuamente a chiedere l'aumento dei tempi. Esauriti i tempi, basta, si va avanti e si vota come faceva il Presidente del Consiglio della Camera Violante. Terminati i tempi si partiva e si facevano tutti i voti conseguenti. Va bene, onorevole Dussin, comunque lei potrà sempre invocare in futuro questo precedente per avere più tempo a sua disposizione. Quando cresce la democrazia parlamentare dovremmo essere tutti più soddisfatti. Presidente, io la invito a rispettare il suo ruolo istituzionale, mi fa rimpiangere Fini. Lei parla troppo come gli amici della sinistra e non decide mai. Io ritengo che questo sia un modo per tutelare il Parlamento. E sapete, rilassatevi, tranquilli, prendiamo tutti i 5 minuti dei nostri 37 e 19 che ci rimangono, almeno il diritto a fare opposizione concreta e seria sui nostri emendamenti cerchiamo di farla noi. No, questo è computato il tempo, tranquilli. Le vittime di reati gravi saranno con questa legge ancora più sole. Ne cito alcuni: la corruzione, concussione, violenze sessuali, il furto in casa, le rapine, le truffe, gli incendi dolosi, il falso in bilancio, le lesioni colpose da infortunio sul lavoro. Grazie, onorevole Fluvi. Onorevole Barbato. Vai Barba. Per dirvi solo che cosa pensano gli italiani del governo Berlusconi, che di questo governo gli italiani hanno le balle piene e non ne possono più. Non è vero che il PDL è un partito non attento ai temi della legalità. Il consigliere regionale di riferimento del premier Berlusconi, Minetti, ha efficacemente contrastato oggi in consiglio regionale l'abusivismo dei parrucchieri. Un grande segnale di legalità. Grazie. Berlusconi, che giurava di non aver mai pagato una donna, ieri ha confessato di aver pagato la nipote di Mubarak per evitare che si prostituisse. Avrà mica pagato anche Mills per sottrarlo alla corruzione? Questa è una legge barzelletta che ci impedirà anche il gusto di ridere. Grazie. Ministro La Russa. La prego, Ministro. Bene, per cortesia. Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge.
maggioranza applica questo principio come nella fattoria degli animali, dove tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali di altri. Ricordo che per Orwell gli animali più uguali degli altri erano i maiali. Grazie. Presidente, ricorda il film Cassandra Crossing? A tutta velocità, sul binario sbagliato, senza una guida. Questo è il governo qui riunito. Ministro, se fosse vero come lei ha detto che questo provvedimento impatta solo lo 0,2% dei processi, il fatto di aver preso in pieno proprio il processo Media Trade e il processo Mills è indice di una mira veramente straordinaria. Lei deve essere uno dei tiratori scelti del re. Onorevole Contento, lasci stare il livello a cui è giunta l'opposizione. Non si dimentichi mai che lei è tra coloro, a proposito di livello, che hanno creduto alla storiella Rubi, nipote di Mubarak. Grazie. La ringrazio, Presidente. Le chiederei la grande cortesia di potermi avvisare a 10 secondi. Ringrazio. Siamo a 10 secondi. La ringrazio, Presidente. Grazie. Onorevole Carra. Sì. Vabbè, onorevole Metta, anche la mia solidarietà al ministro Alfano, la ringrazio che volge lo sguardo verso le opposizioni. Lei ha detto le bugie da Vespa negli altri talk show che ha solcato. Vada da Marchetti a raccontare la verità, da Piero Cambretti. Grazie. La presenza domani dei cittadini di L'Aquila e di Viareggio davanti a Montecitorio è la conferma che questo provvedimento di epocale ha solo la vergogna che vi portate appresso. Grazie. Ora, signora Presidente, le chiedo, in base al nostro regolamento, alla lettera e allo spirito di questi due articoli che le ho citato, perché togliere decoro e dignità agli interventi dei parlamentari riducendo a soli 15 secondi? Facciamo un cambiamento. Si diminuisce il numero degli interventi, ma almeno si dia la possibilità di dare un senso compiuto alle nostre argomentazioni e si dia almeno 40 minuti, 40 secondi, 30 secondi. Grazie. Rimanga agli atti il nostro fermo dissenso circa le modalità da lei applicate nella conduzione della seduta di oggi. Modalità che riteniamo non debbano costituire un precedente. Perché se è vero che è diritto delle opposizioni poter rappresentare il proprio pensiero, è diritto del Parlamento di lavorare, cosa che ci è impedita dalla conduzione sua. Va bene. Perché sia agli atti che lei si è assunta la responsabilità di una violazione gravissima del regolamento, perché ha annullato il contingentamento. Questo noi non abbiamo sollevato il problema per non creare incidenti e per non accedere alle sue provocazioni, ma lei oggi ha violato il regolamento, ha capito? Va bene. E questo non può costituire nel modo più assoluto un precedente. Grazie. Onorevole Della Vedova. Prego, onorevole Della Vedova. Grazie, signor Presidente. Per testimoniare invece da parte nostra il pieno rispetto Silenzio. Grazie, signor Presidente. No, io credo che ci sia una questione di fondamentali per quel che mi riguarda, e i fondamentali sono che il regolamento della Camera, innanzitutto, come tutte le regole della democrazia, piaccia o no direbbero altri, è fatto per tutelare la minoranza, ed è la tutela della minoranza che qualifica un sistema democratico, non il suo contrario. E mi spiace che persone, che almeno le persone, mi spiace che soprattutto le persone di grande esperienza e di lunghissima esperienza parlamentare fingano di dimenticarsi le cose. E mi spiace, Onorevole Lehner,
Onorevole Lehner, è una questione. La prego. Ma sta, lasci svolgere il suo intervento. Prego, onorevole Lehner. È una questione di responsabilità, signora Presidente. E mi spiace che persone di lunga esperienza parlamentare dimentichino questo. Io non ho una lunga esperienza parlamentare, ma quello che è successo io l'ho vissuto all'opposizione nella precedente legislatura e non avevo sentito questi richiami così pesanti nei confronti della Presidenza, che allora aveva comprensibilmente assunto questa decisione. Per cui da parte nostra non credo che cambi molto nella scelta che la maggioranza e il governo ci ha fatto di portarci qui di sera, di notte, per ore e ore, per questa giustizia di classe che è quella che voi scegliete. E la sua scelta invece, signor Presidente, di cui noi le diamo atto, mi sembra di grande equilibrio anche per la scelta che lei ha fatto dei 15 secondi, e lei poteva scegliere. Grazie, anche onorevole. Diversamente. Onorevole Franceschini, prego. Presidente, davvero, forse è la stanchezza, ma la faccia tosta e l'insulto all'intelligenza non solo dei parlamentari, ma di chi ha pronunciato quelle parole, di sentir dire da una maggioranza che ha scelto di calpestare scientificamente le regole ad ogni livello, in ogni provvedimento e soprattutto nelle norme che stiamo approvando, venire a sentire qui accusare l'opposizione che sta in modo assolutamente responsabile, in questo caso la parola responsabile usata a proposito, facendo l'opposizione contro un provvedimento che ritiene indegno dentro le norme regolamentari e stando attenti a non uscire mai da quello che prescrive i nostri regolamenti, veramente sentire qui l'attacco che è stato rivolto a lei è intollerabile e io la invito a respingerlo con determinazione per il ruolo che lei ricopre e al quale noi questa sera riconosciamo di aver operato una scelta intelligente nel rispetto delle regole, che salvaguarda il diritto dei parlamentari che saranno all'opposizione molto presto, noi ci auguriamo molto presto, di non sopprimere il diritto di intervenire in quest'Aula a sostenere le proprie ragioni in dissenso dal gruppo. Così come abbiamo rispettato e apprezzato la sua decisione di questa sera, noi domani mattina accetteremo qualsiasi decisione adotterà il Presidente della Camera, purché non venga soppresso un diritto che non si può sopprimere, cioè il diritto del parlamentare a intervenire in quest'Aula. Grazie. Allora, la ringrazio. Naturalmente ciascun Presidente di gruppo ha espresso il proprio pensiero ed è giusto che questo resti agli atti. Io sono molto serena sulla scelta che ho fatto, anche perché, come vi ho comunicato, non l'ho fatta da sola e credo che la capigruppo di domani mattina prenderà le decisioni successive. Questa sera quella che è stata assunta anche in collegamento con il Presidente, e quindi credo che sia stata una scelta a tutela del Parlamento, e mi auguro che in alcune circostanze ci sarà qualcuno che sicuramente avverrà questo, che dovrà fare riferimento a questo precedente proprio per rispettare la dignità del Parlamento e dei parlamentari.